L'Appennino è una catena montuosa assai più antica delle Alpi e nel corso di milioni di anni il suo profilo è stato addolcito dall'azione dell'acqua, del vento e del ghiaccio. Per questo presenta di rado cime ardite e affilate, tranne il Gran Sasso, il solo che possa rivaleggiare con le Alpi per la sua altezza e soprattutto per la sua conformazione rupestre e maestosa. C'è perfino un ghiacciaio, il Calderone, poco più grande di un campo di calcio. È il più meridionale d'Europa. È un mini ghiacciaio, ma è vero. Un tempo queste rupi stavano sotto l'acqua calda e cristallina degli oceani tropicali, ricchissimi di forme di vita, ma anche se oggi di quell'epoca resta solo qualche fossile incastonato fra le rocce, l'area continua a rappresentare un vitale rifugio per la vita selvatica delle montagne mediterranee. Il Parco Nazionale è un vero e proprio serbatoio di biodiversità, un biorifugio di specie artiche e alpine nel cuore del Mediterraneo.